i militanti di Possibile sono tutte quelle persone deluse principalmente dal Partito Democratico e sono coloro che stanno cercando, ovviamente guardando a sinistra, le soluzioni ai problemi che, nonostante il passare degli anni, continuano ad esserci in Italia. Dovesse votare alle primarie del PD, voterebbe per Emiliano, per Orlando? Per me le primarie del PD non esistono, non mi pongo proprio il problema, cioè per me non esistono. Io sarei proprio per farle fallire le primarie del PD, io sono categorica su questa cosa, se no il PD proprio deve implodere. Non so tra i due chi voterei, ma di sicuro mi sarebbe piaciuto, se fossi un elettore del PD, magari orientarmi su Orlando. Che vinca Emiliano, sicuramente. Perché è quello più innovativo dei tre che si sono presentati per adesso. Lei era un ex elettore del PD? Io sono un ex elettore del PD, un ex iscritto del PD e un ex membro dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Se dovesse votare alle primarie adesso per il segretario, chi voterebbe? Mi viene in mente una canzone di De Gregori: se dovessi scegliere tra la vita e la morte avrei scelto l'America. Orlando ha una tradizione abbastanza legata ai miglioristi del Partito Comunista ed Emiliano, governatore, comunque sia entrambi possono sperare di cambiare la rotta del Partito Democratico, poi chi fra i due non lo so, perché le speranze in quel partito sono davvero poche, altrimenti sarei rimasto anch'io a lottare all'interno. Non penso di andare a votare alle primarie del PD perché è una cosa che non mi riguarda e comunque tra i due, proprio come diciamo a Genova, tra il marcio e la muffa, sceglierei Orlando. Io non sono semplicemente un ex elettore del PD, io ero iscritto e avevo anche un ruolo all'interno del partito. Detto questo ne sono uscito, quindi in questo momento io delle primarie del PD... Bip!